Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento mensile con la rubrica dedicata al dono della Divina Volontà di Luisa Piccarreta. Noi siamo in compagnia della cantautrice Deborah Vezzani. Benvenuta Deborah. Ciao Rita, grazie, buonasera a tutti. Ecco, in questa puntata parleremo delle 24 ore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. È un libro che fa parte appunto dell'opera di Luisa Piccarreta e racconta, diciamo, cosa ha vissuto non solo esteriormente ma soprattutto internamente Gesù nelle sue ultime 24 ore, cioè le 24 ore della sua passione. E nello specifico insieme a te vedremo quali sono le grandi promesse, cosa sono soprattutto e anche i benefici che derivano dall'esercizio di chi pratica queste ore divine. Intanto io ti chiederei che cosa sono le ore della passione, perché molti so che le fanno, anche chi ci sta seguendo so che già ormai da anni le pratica, però magari non si sa bene cosa sono. Sì, esatto, anche perché questo libricino che fa parte dell'opera di Luisa Piccarreta, quindi l'opera della Divina Volontà, perché come hai detto l'opera della Divina Volontà, di quest'opera fanno parte 36 volumi del Libro di Cielo, e poi c'è la Vergine, il libro La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, che è un libro dettato dalla Madonna, e poi c'è questo libricino, Le 24 ore della Passione, il nostro Signore Gesù Cristo. Cosa sono? Praticamente in questo libro Gesù ripercorre le ultime 24 ore della sua vita, quindi è la sua passione, le ultime 24 ore, in particolare proprio dal momento in cui si congeda da sua madre, da Maria, per istituire l'Eucaristia, fino al momento in cui viene sepolto, quindi tutta la flagellazione, coronazione di spine, crocifissione, eccetera eccetera, fino a quando appunto viene sepolto. Io leggo magari intanto queste ore, perché queste ore tanti, poi vabbè magari lo diremo dopo, comunque descrivono ora per ora praticamente cosa ha vissuto Gesù. Ad esempio la prima ora le leggo tutte, Rita, sì. faccio molto presto, sì. La prima ora dalle 5 alle 6 del pomeriggio, cioè cosa ha vissuto Gesù dalle 5 alle 6 del pomeriggio. La gente tante volte quando poi vuole fare queste ore dice: ah, ma io lo devo leggere a questa ora proprio dalle 5 alle 6. No, non è così, anche perché alcune ore durano 10 minuti, sì, è vero. Altre durano, altre sono anche lunghe. Alcune sono lunghe, cioè se io dalle 5 alle 6 devo leggere questa ora della passione che però mi dura 10 minuti e gli altri 50 minuti cosa faccio? Quindi non è quello il senso, io le posso leggere all'orario che voglio. Diciamo che loro descrivono che cosa ha vissuto Gesù in quella fase oraria. Ah, ho quindi capito. Dalle 5 alle 6 del pomeriggio Gesù si è congedato dalla sua madre santissima, dice. Nella seconda ora, dalle 6 alle 7 del pomeriggio, Gesù si avvia al cenacolo. Terza ora, dalle 7 alle 8 di sera, la cena legale, quindi l'istituzione dell'Eucaristia. Quinta ora, dalle 9 alle 10 di notte, prima ora di agonia nell'orto dei Getsemani, l'agonia dell'amore. Ci sono state tre le ore in cui è stata nei Getsemani. Sesta ora, dalle 10 alle 11 della notte, seconda ora di agonia nell'orto dei Getsemani, agonia del dolore. Settima ora, dalle 11 a mezzanotte, terza ora di agonia nell'orto, l'agonia dei Giudei. Ottava ora, dalle mezzanotte all'una, la cattura di Gesù. Nona ora, dall'una alle due di notte, Gesù sbalzato da una rupe cade nel torrente Cedron. Decima ora, dalle due alle tre di notte, Gesù è presentato ad Anna. Undicesima ora, dalle tre alle quattro del mattino, Gesù in casa di Caifa. Dodicesima ora, dalle quattro alle cinque del mattino, Gesù in mezzo ai soldati. Tredicesima ora, dalle cinque alle sei del mattino, prigionia di Gesù. Quattordicesima ora, dalle 6 alle 7 del mattino, Gesù di nuovo innanzi a Caifa e poi è condotto da Pilato. Quindicesima ora, dalle 7 alle 8 del mattino, Gesù innanzi a Pilato. Pilato lo manda da Erode. Sedicesima ora, dalle 8 alle 9 del mattino, Gesù è riportato a Pilato e poi sposto a Barabba. Gesù è flagellato. Diciassettesima ora, dalle 9 alle 10 del mattino, Gesù è coronato di spine, Lecce Homo, condannato a morte.
Diciottesima ora, dalle 10 alle 11 del mattino, Gesù prende la croce e si avvia al Calvario, dove è spogliato. Diciannovesima ora, dalle 11 a mezzogiorno, la crocifissione. E in questa ora c'è anche la preghiera per disarmare la divina giustizia, che è meravigliosa. Questa è, è l'ora più lunga di tutte. A che ora, scusami? La diciannovesima, che è la crocifissione di Gesù. Dalle 11 a mezzogiorno Gesù è stato crocifisso, c'è tutta la sua crocifissione e anche, una volta crocifisso, la preghiera che Gesù ha fatto al Padre, cioè cosa ha pregato il Padre, come ha pregato e cosa ha detto per disarmare la divina giustizia, perché lui si è immolato per espiare lui al posto nostro. E quindi c'è questa preghiera che è una meraviglia proprio, una cosa da sciogliere il cuore. Hai fatto bene però a specificare che non si è obbligati però a farlo in quelle ore lì, perché molti pensano invece che se tu scegli un orario devi rispettare quell'ora. Cioè, dovere non è da nessun scritto da nessuna parte. Se uno lo vuole fare come sua, come una cosa del suo cuore, che vuole ripercorrere proprio passo passo Gesù, cioè uno può fare come vuole, però non è che funziona, tra virgolette, se io la faccio quell'ora lì, no, lui mi descrive che cosa ha vissuto in quell'ora. O io, cioè, se no, dall'una alle due di notte, dalle due alle tre di notte mi devo sempre svegliare tutte le notti. Certo, certo. Ventesima ora, dal mezzogiorno all'una, prima ora di agonia sulla croce. Ventunesima ora, dall'una alle due del pomeriggio, seconda ora di agonia sulla croce. Ventiduesima ora, dalle due alle tre del pomeriggio, terza ora di agonia sulla croce. Ventitresima ora, dalle 3 alle 4 del pomeriggio, Gesù morto è trapassato dalla lancia ed è posto alla croce. Ventiquattresima ora, dalle 4 alle 5 del pomeriggio, sepoltura di Gesù, desolazione di Maria Santissima. E questo, diciamo, è tutto il sono tutte le ore, diciamo, complete della passione di Gesù, che poi vanno appunto meditate, come hai detto tu, agli orari che insomma la persona sceglie. E fra l'altro uno dei più grandi sostenitori di queste ore della passione è stato proprio Sant'Annibale. Non vorrei dire una fesseria, però mi sembra che c'era un santo famoso che era diventato poi il suo confessore, non so se è proprio Sant'Annibale. Sì, sì, è lui, è proprio lui, sì. Che appunto era diventato straordinario e censore degli iscritti. La sua guida spirituale, no? Sì, anche, esatto, assieme anche ad altri confessori. Lui infatti ha dato tanta importanza a questi scritti di Luisa Picarreta. Cosa ci puoi dire in merito? Allora, Sant'Annibale è stato appunto censore degli iscritti e praticamente ha imposto a Luisa di mettere per iscritto queste meditazioni che lei aveva vissuto nel suo intimo per circa oltre 30 anni, diciamo. Luisa faceva tutte le 24 ore della passione tutti i giorni, praticamente, perché Gesù ogni volta, diciamo, le aggiungeva dei particolari. Allora Sant'Annibale, diciamo, vedendo la ricchezza di questi contenuti e anche il bene che avrebbero fatto, si è preso l'incarico di pubblicare quattro edizioni. Ci sono state quattro edizioni: 1915, 1916, 1917 e 1924, proprio perché ogni volta Gesù poi le arricchiva di particolari, quindi questa pubblicazione era sempre più completa, diciamo. A questo proposito, su questa importanza, ti volevo leggere una piccola cosa del rapporto che aveva anche San Pio X, il Papa, riguardo a queste ore. Allora, praticamente questo Papa aveva un grande rapporto, diciamo, molto familiare con Sant'Annibale Maria di Francia. E San Pio X dice: mostrava molta attenzione a Luisa Picarreta. A lui il padre Annibale sottometteva i suoi scritti prima di dargli le stampe. Un giorno il padre di Francia esortò tutte le ragazze e le persone che ordinariamente frequentavano la serva di Dio Luisa Picarreta a leggere e meditare l'operetta di Luisa, che lui aveva dato alle stampe col titolo L'orologio della passione e che aveva premurosamente regalato a tutte. Segnandola loro, il santo aveva detto: prima di dare alle stampe il manoscritto sono stato ricevuto in udienza da sua santità Pio X, a cui ne consegnai una copia. Dopo alcuni giorni, tornato dal Santo Padre per questioni riguardanti la mia nascente congregazione, il Padre pronunciò testuali parole:
fai subito dare alle stampe l'orologio della passione della Piccarreta, leggetelo in ginocchio perché è nostro Signore che parla. Quindi ecco, diciamo che abbiamo delle belle referenze, ecco. Sì, infatti. Ma senti, comunque anche una Via Crucis semplice, oppure le orazioni di Santa Brigida, che io l'ho fatta per tanto tempo, ripercorrono comunque la sofferenza, la morte al Calvario e la risurrezione di Gesù. Che differenza c'è tra queste preghiere e le ore della passione? Allora, non è, queste ore della passione non è una semplice, non è un semplice racconto della storia della passione, perché per questo ci sono già molti libri, ci sono molte pratiche, appunto, come la Via Crucis, le orazioni di Santa Brigida, che anche io avevo fatto. Come abbiamo detto in tutte queste puntate, abbiamo parlato della vita nella Divina Volontà, che è entrare nell'interno di Gesù, e non solo nell'esterno, che appunto l'esterno era già conosciuto, come appunto per la Via Crucis, no? Gesù è flagellato, Gesù è coronato di spine. Ma si tratta ora di vedere come operava la divinità nell'umanità di Gesù, e così anche per queste ore. Quindi è un po' come dire, come abbiamo detto, non mi ricordo la seconda, la terza puntata, insomma, la differenza che c'è tra un cammino ordinario e la vita nella Divina Volontà. Siamo sempre lì, ecco, perché un conto è merito e penso alle sofferenze di Gesù esternamente. Ma di quelle interne io cosa ne so? Tipo, come ho detto prima, che preghiera ha detto Gesù al Padre per disarmare la divina giustizia? Noi sappiamo che è stato messo in croce, è stato inchiodato, e contempliamo quello, meditiamo quello. Ma qua andiamo oltre, andiamo nell'intimo, andiamo nell'interno di Gesù, andiamo a conoscere e ad entrare in tutte quelle sofferenze intime, in tutte quelle preghiere intime, preghiere e sofferenze intime, interne, nascoste agli occhi di tutti noi. Quindi in una sorta di passione interna, perché c'è la passione esterna, quella visibile all'occhio, quella interna, che sono appunto le preghiere intime di Gesù, le sofferenze intime. E quindi il punto, come anche proprio sono chiesto che cos'è la vita nella Divina Volontà, il punto non è tanto ricordare quello che ha fatto Gesù, pensare a quello che ha fatto Gesù, ma entrare nella Divina Volontà, in Lui. Gesù dice che sente la sua voce ripetersi quando noi facciamo l'ora della passione. Si ripetono gli effetti, si ripetono i meriti, si ripete il valore di vita divina. Ecco, l'importante è farlo nella Divina Volontà, perché solo lì c'è tutto in atto e troviamo tutto. Ecco, quando dicevo entriamo in questo ambiente divino con la Divina Volontà, c'è tutto questo operato interno ed esterno di Gesù, è tutto in atto praticamente. Se no, fuori dalla Divina Volontà, noi questo operato, diciamo, non lo troviamo. E a questo proposito ti volevo leggere, sì, una piccola cosa del volume 18, 24 ottobre 1925. Anzi no, questo te lo leggo dopo perché okay. Ho sbagliato riferimento, cioè no, è giusto riferimento, però prima devo passare ad un'altra cosa, niente. Andiamo pure avanti, Rita, tranquilla. Va bene. Senti, Deborah. Anzi no, scusa, l'ho trovato. Ok. Era quello che ho detto prima, scusa, mi sono confusa perché mi sono segnato riferimento che non era... Allora dice, come duro l'isolamento nel patire, quando mi reggo solo non ho a chi affidare le mie pene, né a chi dare il frutto che le mie pene contengono. Cioè la cosa che dice sempre Gesù è che lui si sente solo. E perché vuole l'anima vivere nel suo volere? Perché vuole la compagnia della creatura, la compagnia in tutto ciò che fa. Allora oggi grazie alle ore della passione, allora vedremo che lui vuole la compagnia nelle sue sofferenze, nelle sue ultime 24 ore, nella sua passione. Ma tutto quello che abbiamo fatto in questa rubrica, in tutte le puntate, cioè anche sì, chiamare Gesù a fare un atto in me, a mangiare in me, a pensare in me, a camminare in me, lui vuole accompagnare anche in quello, anche nel gioire, a guardare il film, a pensare, a giocare, a parlare, a lavorare. In questo caso parliamo del patire, ma in tutto Gesù vuole la compagnia. Quindi lui ha questo, tra virgolette, problema, cioè che lui è solo e vuole la creatura con lui. Quindi dice, io quando mi vado solo non ho a chi affidare le mie pene,
né a chi dare il frutto che le mie pene contengono, perciò resto come affogato di pene e di amore. Perciò, mio amore, non potendone più, vengo da te per soffrire in te, e tu insieme con me soffri le pene della mia passione in atto. Perché abbiamo detto nella divina volontà tutto è in atto, tutti gli atti di Gesù sono sempre in atto, cioè Gesù in questo momento si sta concependo, sta patendo, sta sorridendo, sta predicando, ok, tutto in atto, per ripetere ciò che io feci qua nella mia umanità. Il ripetere la mia passione in atto nella creatura differisce, ed è quello di cui abbiamo parlato adesso, da chi solo pensa e compatisce le mie pene. Quindi noi con queste 24 ore della passione non andiamo a ricordare, a pensare, a compatire le pene, ma noi andiamo a viverle in lui, a ripeterle in atto. E quindi dice, quello è un atto della mia vita che si mette al mio posto per ripetere le mie pene, e io sento ridarmi gli effetti, il valore di una vita divina. Invece pensare alle mie pene e compatirmi è la sola compagnia che sento dalla creatura. Ma sai tu in chi posso ripetere le mie pene in atto della mia passione? In chi sta come centro di vita la mia volontà. Ecco Deborah, quindi diciamo che l'obiettivo di queste ore, cioè lo scopo, quale sarebbe? Quello di tener compagnia a Gesù, di vivere diciamo le sofferenze insieme a Lui? Allora, lo scopo principale di queste ore è la riparazione, proprio perché Gesù ha vissuto la sua passione e morte proprio per riparare e soddisfare il Padre. In alcuni punti in queste ore sono bellissime, perché in generale è proprio la riparazione, però in alcuni punti diciamo si dice, in altri si compatisce, in altri punti si loda, si conforta Gesù, si supplisce per tutti, e in particolare ovviamente si domanda la salvezza eterna. Questo è un po' diciamo il quadro dello scopo principale di queste ore, e questo scopo diciamo è lo scopo che Gesù spiega, che Luisa spiega in una sua lettera, che adesso non ho sotto occhio, però diciamo lei proprio dice che lo scopo di queste ore è proprio quello di riparare, compatire, supplire, lodare, benedire, fare quello che ha fatto Gesù, sì, praticamente farlo con Gesù, cioè Gesù ci dice cosa ha fatto lui e noi lo facciamo con lui e in lui. Quindi diciamo c'è bisogno, come abbiamo detto, di riparare per tutti i peccati che vengono commessi oggi, poi comunque ce ne accorgiamo da quello che succede nella società, dal male che c'è, i peccati che ogni giorno aumentano, e quindi ha bisogno di persone che sono disposte a riparare. Sì, infatti soprattutto appunto come dicevi il mondo di oggi, secondo te Rita, ti faccio la domanda, secondo te il mondo è a posto così o si è squilibrato? È molto squilibrato. Ecco, allora in un volume, Gesù del volume 12, 16 maggio 1917, dice proprio così: figlia mia, il mondo, cioè noi vediamo il mondo che va male, no? Si è squilibrato, cioè non c'è l'ordine, l'armonia, no? Come mai? Cioè, dice Gesù, figlia mia, il mondo si è squilibrato perché ha perduto il pensiero della mia passione. Nelle tenebre non ha trovato la luce della mia passione che lo rischiarava e gli permetteva di conoscere il mio amore. E quante pene mi costano le anime. Poteva rivolgersi ad amare chi veramente lo ha amato, e la luce della mia passione guidandolo lo avrebbe messo in guardia da tutti i pericoli. Noi invece siamo in mezzo a un'infinità di pericoli, di tutti i tipi. Dice, nella debolezza l'uomo non ha trovato la forza della mia passione che lo sosteneva, nell'impazienza non ha trovato lo specchio della mia pazienza che gli infondeva calma, rassegnazione, per cui vergognandosi di fronte alla mia pazienza si sarebbe fatto un dovere di dominare se stesso. Nelle pene non ha trovato il conforto delle pene di un Dio che sostenendo le sue gli infondeva amore al patire, nel peccato non ha trovato la mia santità che facendogli fronte infondeva odio alla colpa. Ah, in tutto ha prevaricato l'uomo, perché si è spostato in tutto da chi poteva aiutarlo, quindi il mondo ha perduto l'equilibrio. Questo pezzo diciamo si spiega da solo, perché c'era questa passione di Gesù che è l'aiuto a tutto il mondo, a tutte le anime, mentre il mondo invece va verso la rovina totale. Perché? Perché ha perduto diciamo
anche cioè non dico neanche di entrare nella divina volontà, ma proprio il ricordo che c'è un Dio che ha sostenuto tutte le pene per amore nostro. In un altro volume, 13, 21 ottobre 1921, Gesù dice questo: ogni qualvolta l'anima pensa alla mia passione, si ricorda di ciò che ho sofferto, mi compatisce, si rinnova in lei l'applicazione delle mie pene, il mio sangue sorge per inondarla e le mie piaghe si mettono in via per sanarla se è piagata o per abbellirla se è sana, e tutti i miei meriti si mettono in via per arricchirla. Il traffico che fai è sorprendente, è come se mettessi al banco tutto ciò che feci e soffrì e ne riscuoti il doppio, perché tutto ciò che feci e soffrì sta in continuato di darsi all'uomo, come il sole sta in continuato di dare luce e calore alla terra. Il mio operato non è soggetto ad esaurimento, solo che l'anima lo voglia e quante volte lo vuole riceve il frutto della mia vita, sicché se si ricorda 20, 100, 1000 volte la mia passione, tante volte più godrà gli effetti di essa. Ma quanto pochi sono quelli che ne fanno tesoro. Con tutto il bene della mia passione si vedono anime deboli, cieche, sorde, mute, zoppe, cadaveri viventi che fanno schifo perché la mia passione è messa in oblio. Le mie pene, le mie piaghe, il mio sangue sono fortezza che toglie le debolezze, luce che dà vista ai ciechi, lingua che scioglie le lingue ed apre l'udito, via che raddrizza gli zoppi, vita che risorge i cadaveri. Tutti i rimedi che ci vogliono a tutta l'umanità, e questo è il punto che ci interessa, tutti i rimedi che ci vogliono a tutta l'umanità sono nella mia vita e passione. Ma la creatura disprezza la medicina e non si cura dei rimedi, e perciò, nonostante la mia redenzione, si vede perire lo stato dell'uomo come affetto da una tisi incurabile. Quindi il mondo si è squilibrato perché ha perduto il ricordo della sua passione, e dice: ma invece proprio nella mia passione che ci sono tutti i rimedi che ci vogliono per l'umanità, però l'uomo disprezza tutto questo perché dice metti al banco, dice, no, è bello quando dice metti al banco la mia passione, le mie pene, le mie piaghe, tutto, e riscuote il doppio, perché se lo fa una, due, dieci, cento, mille volte, tante volte guadagna, no? E raddoppia. Cioè, e perché non utilizziamo questo? Perché non traffichiamo questa passione di Gesù? Loro ce la vuole dare nelle nostre mani per trafficarla e prendere appunto tutti i rimedi. Questa è una cosa sconvolgente, cioè tutti i beni che dal cielo scendono sulla terra dipendono da fare queste ore, è davvero sconvolgente. Ecco, per questo anche Sant'Annibale ha deciso di divulgarle, perché comunque sono molto importanti queste ore, perché ci addentrano e ci fanno capire ancora di più quello che Gesù ha passato. Sì, c'è una lettera bellissima di Luisa a Sant'Annibale, in cui appunto gli dice questa meraviglia delle ore, gli parla del valore anche e delle belle promesse, e dice... Vado, scorro avanti, e dice: io credo che se colui che le mediterà è peccatore, si convertirà. Se è imperfetto, diverrà perfetto. Se è santo, si farà più santo. Se è tentato, troverà la vittoria. Se è sofferente, troverà in quest'ora la forza, la medicina, il conforto. E se l'anima sua è debole e povera, troverà il cibo spirituale e uno specchio dove si rimirerà in continuo per abbellirsi e farsi simile a Gesù, nostro modello. E dice: è tanto il compiacimento che ne prova Gesù benedetto alla meditazione di queste ore, che vorrebbe che di queste meditazioni vi fosse almeno una copia per ogni città o paese e si praticassero. Allora avverrebbe che in quelle riparazioni Gesù sentirebbe riprodursi la sua stessa voce e le sue preghiere, come avevo detto prima, quali le elevava al Padre suo nelle 24 ore della sua dolorosa passione. E se ciò si facesse almeno in ogni paese o città, da quante anime, Gesù pare che mi faccia intendere che la divina giustizia rimarrebbe in parte placata e verrebbero in parte arrestati e come smorzati i suoi flagelli in questi tristi tempi di strazi e di spargimento di sangue. Io non so se c'è da commentare qualcosa. Delle cose un pochettino forti. Ecco, cioè, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia.
Infatti. E ora il mondo non è che si è squilibrato, si è proprio capovolto. Sì, sì, è proprio distrutto quasi, possiamo dire. Ecco. E poi, insomma, lo sappiamo, devono arrivare tutti i temi gigori, deve arrivare i temi gigori, non sono andiamo a mangiarci un gelato, ma sono purificazione, ok? Sì. E Gesù dice almeno una coppia per ogni città, almeno una, questa è una delle promesse, almeno un'anima per ogni città, la divina giustizia resta del tutto o in parte. Infatti sono belle queste promesse legate a queste ore, cioè danno molto sì. coraggio, soprattutto perché dice chi è in uno stato ecco di peccato grave si pentirà, si salverà, un peccatore si convertirà, insomma sono delle promesse che comunque fanno sperare sì. anche alla vita eterna, alla salvezza. Sì, sì, sì. Ma quali sono gli effetti, i benefici che si traggono da chi recita queste ore? Allora, fa delle promesse Gesù a chi fa queste ore, e le vediamo adesso alcuni brani che riguardano queste ore, così conosciamo anche il loro valore, i meriti, gli effetti, i benefici che ne derivano per l'anima che le fa. Sono benefici per tu che li fai, per la gloria che si dà a Dio, e anche per gli altri, quindi tanti beni che diciamo piovono sulle creature come conseguenza di questo esercizio delle ore. Allora, per quanto riguarda le promesse, Gesù dice che guarda queste ore come cose fatte da lui e applica i suoi stessi meriti. Nel volume 11, 10 aprile 1913, proprio Luisa gli dice: dimmi mio bene, che cosa darà in compenso a quelli che faranno le ore della passione come tu me le insegnate? E lui dice: figlia mia, non le riguarderò come cose vostre, ma come fatto da me. Vi darò i miei stessi meriti, come se la stessi soffrendo in atto la mia passione, e gli stessi effetti, a seconda della disposizione delle anime. Questo in terra, prima maggiore non potrei darle, e poi in cielo me le metterò di fronte, saettandole con saette d'amore, di contenti per quante volte hanno fatto le ore della mia passione, e loro saetteranno me. Ti do i miei stessi meriti, ti do gli stessi effetti, cioè praticamente tu Rita non sei più Rita ma sei Gesù Cristo, cioè è una copia di Gesù Cristo. Quindi non è che dici ho fatto una cosa buona e santa. E qua mi viene sempre in mente la frase di San Paolo, no? Non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Certo, proprio quella. Infatti la Divina Volontà è il compimento pieno di questo. Ecco, c'è detto... Promessa? Sì. Sì, ci sono diverse... Pensavo che avevi già terminato. No, perché ce ne sono tante, Gesù è abbondante, eh. Vabbè, quella di prima che abbiamo visto, che la giustizia rimane placata. Del tutto in parte, poi dice: figlia mia, per compenso che hai scritto l'ora della mia passione, ad ogni parola che hai scritto ti darò un bacio e un'anima. E Luisa dice: amore mio, questo a me, e a quello che le faranno cosa darai? E Gesù dice: se le faranno insieme con me, con la mia stessa volontà, ad ogni parola che reciteranno le darò anche un'anima, perché tutta la maggiore o minore efficacia di quest'ora della mia passione sta nella maggiore o minore onore che hanno con me. Vabbè, dopo parla di un'altra cosa e dice: io posso fare tutti i beni che voglio anche per una sola parola, e questo ogni volta che li farete. Quindi, cioè, ogni parola di questo libro è salvare un'anima, ogni parola, ogni tutte parola le volte che le fai, ogni parola salvi un'anima. Poi dice: queste sono le ore più preziose, l'abbiamo detto prima, è la giustizia che rimane placata. Dice anche che elevandosi tra cielo e la terra, appunto, l'anima fa lo stesso ufficio che fa Gesù, quindi ripara per tutti e risponde al Padre per tutti. Parla ancora della giustizia divina. Ah, poi dice anche: queste ore sono l'ordine dell'universo e mettono in armonia il cielo e la terra, e mi senti questa, e mi mantengono di non mandare il mondo a sfascio. Ecco. Penso che non c'è niente da dire, infatti. Anche qua non c'è niente da commentare, dice. Sente mettere in circolazione il mio sangue, le mie piaghe, tutto questo scorre per salvare tutti, eccetera. E poi anche non c'è un'anima, dice, qua siamo nel volume 12, 16 maggio 1917, dice:
Non c'è anima che entri in purgatorio che non porti l'impronta delle ore della passione. E non c'è anima che voli in paradiso che non sia accompagnata da queste ore della passione. Cioè, come vi ho detto prima, ogni parola è un'anima. E tutti quelli che vanno in purgatorio e tutti quelli che vanno in paradiso ci vanno con le ore, anche, diciamo, tutti hanno le ore della passione applicate. Perché qualcuno, qualche figlio della Divina Volontà ha fatto queste ore. Sai quando a volte nei esorcismi si sente quella cosa che dice che nell'inferno ci sono di tutti i tipi di peccati, ma quello comune a tutti è il peccato di impurità, no? Sì, sì, vero. Ecco, come per dire, cioè non è che sono tutti che fanno solo quello, però c'è l'assassino con peccato di impurità, c'è quell'altro con peccato di impurità, cioè tutti però di base hanno quello. Sì. Ecco, stessa cosa con l'ore della passione, cioè non c'è anima che va in paradiso, che va anche in purgatorio, che magari si salva dall'inferno ma va in purgatorio, che non sia accompagnata da queste ore. Quindi sono importantissimi, importantissime. Ecco, tu finora ci hai detto le promesse. Le promesse, appunto, anche gli effetti, i benefici che se ne traggono da queste ore. Abbiamo capito che sono che gli effetti e i benefici sono appunto il salvarsi l'anima, l'andare, diciamo, in paradiso, se dette, diciamo, sì, con fede. Ma le condizioni per poterle recitare quali sarebbero? Abbiamo letto anche prima, di sfuggita, dice: se le faranno insieme con me e con la mia stessa volontà. Cioè l'efficacia maggiore o minore di queste ore è a seconda del grado di unione che noi abbiamo con Gesù. Ecco perché quando Gesù nel Vangelo insegna il Padre Nostro, dice di non sprecare tante parole nel pregare, perché il Padre vostro sa già di cosa avete bisogno. E di non, ecco. Cioè, ciò che fa funzionare, tra virgolette, la preghiera, ovviamente la fede, no? Però appunto è l'unione con Gesù. Perché dice Gesù, come abbiamo detto prima, agendo nel mio volere posso fare tutti i beni che voglio. Quindi la creatura, diciamo, si nasconde nel volere di Dio e quindi anche io in Gesù posso fare tutti i beni, anche per mezzo di una sola parola. E questo ogni volta che le farete, dice Gesù. Quindi Dio fa quello che vuole e se dice che ad ogni parola ci dà un'anima, dice in un brano, ma voi siete, lo dico io con parole mie, voi prendete la moneta e ci stampate sopra, non so, la faccia del re e ci mettete 50.000 lire, oppure 20, oppure 10, oppure 5, cioè quello che volete. Beh, io non sono, non posso, non ho diritto io di stampare sopra ad ogni parola il valore che voglio io? E lui ha detto ogni parola ci stampa sopra il valore di un'anima salva. E questo quindi è appunto l'unione con Gesù, il farlo nella sua volontà, perché se la faccio con la mia volontà non ha un valore infinito, onnipotente, eterno come gli atti nella divina volontà. Cioè è tutta la stessa cosa, semplicemente che con le ore della passione stiamo considerando le sofferenze di Gesù, ma è sempre quello il meccanismo, farle nella divina volontà. Ecco, Deborah, diciamo, alla luce di queste ore abbiamo visto gli effetti, i benefici, le condizioni, le promesse di Gesù, ma come possiamo, come bisogna guardare le indulgenze? Allora, io come sempre ti leggo un brano perché faccio parlare direttamente Gesù. Allora, il 6 settembre 1913, volume 11, Gesù dice: figlia mia, con le preghiere indulgenziate si guadagna qualche cosa. Invece le ore della passione, che sono le stesse mie preghiere, le mie riparazioni e tutto amore, sono proprio uscite dal fondo del mio cuore. Hai forse dimenticato quante volte mi sono unito con te per farle insieme e ho cambiato i flagelli in grazie su tutta la terra? Quindi è tale e tanto il mio compiacimento che invece dell'indulgenza all'anima le do una manata d'amore che contiene prezzi incalcolabili e di infinito valore. E poi, quando le cose sono fatte per puro amore, il mio amore vi trova lo sfogo e non è indifferente che la creatura dia sollievo e sfogo all'amore del creatore. Quindi, anche qui, stesso discorso della preghiera, diciamo, normale, o la preghiera nella divina volontà, che la preghiera nella divina volontà si chiama vita, perché tu vai a vivere la vita di Gesù, cioè tu vai a fare atti che sono gli atti di Gesù e di Maria.
Allora, con le preghiere indulgenziate si guadagna qualche cosa. Invece con le ore della passione, che sono le stesse preghiere di Gesù, c'è tutto. Contiene prezzi incalcolabili e di infinito valore. Cioè, avevamo letto una volta a proposito degli atti della Divina Volontà, diceva che messe insieme tutte le preghiere di tutti gli uomini, di tutti i tempi, non valgono un solo atto nella Divina Volontà. E ricordo che un atto nella Divina Volontà non è farmi sgozzare dall'ISIS, anche, ma può anche essere che respiro, che soffio, il palpito del cuore, cioè che non lo faccio neanche io perché vado da solo. Lo avevi proprio infatti spiegato. Esatto, un palpito del cuore fatto nella Divina Volontà vale più di tutte le preghiere, di tutti i martiri, di tutti gli uomini, di tutti i tempi. Quindi figurati gli atti della passione di Gesù, quindi le preghiere della passione. Perché è sempre la differenza che c'è tra l'uomo e Dio, creatura e creatore, finito e infinito, santità umana, mia nel senso umano, e santità divina, infinita. Allora, Deborah, diciamo, ci hai spiegato già anche all'inizio, avevi dato un accenno su come si recitano queste ore, però magari nella pratica ti chiedo di spiegarlo ulteriormente, così magari chi volesse recitarle, cioè intanto si possono fare in qualsiasi periodo dell'anno, mi sembra di capire. Sì, queste si possono fare, cioè anzi è consigliato fare anche tutti i giorni, ecco, almeno un'ora tutti i giorni sarebbe bellissimo. Allora, le ore sono strutturate così, appunto, abbiamo detto ora per ora prima, e abbiamo detto che non è necessario fare l'ora in quell'ora lì, perché semplicemente mi descrive cosa ha vissuto Gesù in quella fascia oraria, dico io, così più chiaro. Però io adesso, ad esempio, facciamo finta, sono le 9:40, no? C'ho un'ora libera, mi leggo, magari parto dalla prima, che è dalle 5-6 del pomeriggio, ma va bene. Ora come sono strutturate? C'è una preghiera di preparazione, che diciamo consiste in una sorta di fusione veloce, no? Dice prendo la tua lingua, i tuoi pensieri, il tuo cuore, che sappiamo che fondersi in Gesù vuol dire andare a prendere parte per parte della sua umanità e farla nostra, e quindi mi fondo tutta nella tua volontà, e stendendo le braccia per abbracciarti poggio la mia testa sul tuo cuore ed incomincio. Però vabbè, prima c'era un altro pochettino di preghiera. Quindi è una preghiera di preparazione, poi si va all'ora che vogliamo leggere e meditare, e poi si torna all'inizio di questo libricino dove c'è la preghiera di ringraziamento. Quindi preghiera iniziale, ora, preghiera finale. Poi ci sono le tre ore delle di agonia nell'Orto degli Orivi, che sono precedute e seguite da un'ulteriore preghiera preparatoria e preghiera finale. Quindi c'è la preghiera iniziale di tutte le ore passione, poi c'è la preghiera iniziale delle ore dell'orto degli ulivi, poi si chiude con la preghiera finale dell'orto degli ulivi e con la preghiera finale di tutte le ore della passione. Quelle tre ore lì hanno, diciamo, una piccola cosa in più, però questo, diciamo, è lo schema generale. In base a quello che abbiamo detto questa sera, quindi fare le ore della passione equivale un po' a fare un giro nella redenzione, perché poi ne avevamo parlato nella scorsa puntata. Sì, esatto. Le ore della passione che cosa sono in realtà? Sono dei giri della redenzione, in particolare negli atti dolorosi di Gesù. E a questo proposito io ti voglio fare qualche esempio di alcuni giri e di alcuni atti che si possono andare a prendere, perché poi quando andiamo a recitare il rosario, i misteri dolorosi ad esempio, noi possiamo attingere da queste verità, da queste conoscenze che devono diventare la nostra vita. Allora andiamo alla 17ª ora, dalle 9 alle 10 del mattino. Gesù è coronato di spine, ecce homo, condannato a morte. In particolare la coronazione di spine, che è anche il terzo mistero del dolore. Gesù è stato coronato di spine e dice questo: figlia mia, queste spine dicono che voglio essere costituito re di ogni cuore, a me spetta ogni dominio. E dice: tu prendi queste spine e fungi il tuo cuore, fanne uscire tutto ciò che a me non appartiene,
e lascia una spina dentro il tuo cuore come suggello che io sono il tuo re e per impedire che nessun'altra cosa entri in te. E poi dice, poi gira per tutti i cuori, ecco i giri, e pungendoli fanne uscire tutti i fumi di superbia e il marciume che contengono e costituiscimi re di tutti. Allora, questa è una cosa meravigliosa, un grande esempio secondo me di cosa vuol dire fare i giri dell'anima, in questo caso negli atti dolorosi di Gesù, una coronazione di spine, e come noi possiamo partecipare alla sua vita divina e ripetere la sua vita, in questo caso ripetere la coronazione di spine e che cosa Gesù ha fatto con le spine. E dice, queste spine dicono che voglio essere costituzionale di ogni cuore. Tu prendi queste spine e pungi il tuo cuore, quindi Gesù nel finifondo in te, nel tuo volere, vengo a essere coronato di spine insieme a te. Metto la mia testa nella mia testa e vengo a essere io trapassata con le tue stesse spine. E tu mi dici di prendere queste spine e pungere il cuore, perfetto, io prendo queste spine e pungo il mio cuore. Cioè, allora dice lui cosa devo fare, lo faccio. Cioè, nel senso, nel mio interno, nella mia preghiera, nella mia volontà, perché io adesso sono qua davanti al computer, Rita, cioè non è che io lo dico e appare una spina e io mi conficco la spina nel cuore. Beh, certo. Materialmente. Certo. Okay. No, è una questione di volontà. Cioè, io voglio quello che vuole Gesù. Io voglio, io desidero, io ho in me scorre la sua stessa volontà. La sua volontà è quella di pungere i cuori per far uscire la superbia. Bene, io prendo questa spina e pungo il mio cuore, faccio uscire tutto ciò che a te non appartiene, proprio le parole sue che dice, fanne uscire ciò che a me non appartiene e lascio una spina dentro il mio cuore per costituirmi re di te stessa. Perfetto, io lascio una spina dentro il mio cuore per dire che tu sei il re. E dice, poi gira per tutti i cuori, fai uscire i fumi di superbia. Perfetto, e poi giro, faccio un giro, fondo il mio cuore nel tuo cuore c'è il cuore di tutti, nel cuore di tutti vengo a pungere con le tue spine questi cuori per far uscire i fumi di superbia e anche a loro gli lascio una spina nel cuore per costituirti re dei loro cuori, perché dalla corona di spine torna questa corona di gloria, i figli della divina volontà, i figli di Dio, non più servi, non più schiavi, ma figli, e tu re con la corona non di spine ma la corona da re di ogni cuore. Questo è un esempio secondo me meraviglioso che fa capire che cosa è il giro dell'anima, che cosa vuol dire partecipare alla sua vita. C'è anche un'altra ora bellissima che diciamo recupero sempre questo atto, sì, perché è bellissimo, e quando mi chiedono di pregare per qualcuno io vado a fare quello che c'è in questa settima ora. E può essere un assunto perché anche per chi ci ascolta. Settima ora è la terza ora dell'agonia nell'orto, dove Gesù suda sangue. A un certo punto Gesù dice, Luisa dice, tu mi permetterai di prendere questo sangue che hai versato affinché possa darlo a tutti gli uomini come pegno della salvezza di ciascuno e portarti per conforto e ricambio i loro affetti, palpiti, pensieri, passi, opere. Allora, tu mi permetterai di prendere questo sangue. Cosa abbiamo sempre detto? La vita nella divina volontà non è più chiedere, ma è prendere. Chiedere vuol dire che io sono fuori dalla casa e devo chiedere, non mi appartiene, è per quello che io chiedo. Ma se una cosa mi appartiene, non la devo chiedere, la prendo. Io sono figlia e mi è stato concesso con questo dono di rientrare in casa con papà. E in casa con papà ci sono le sue ricchezze. E tra queste ricchezze qua, ad esempio, c'è il suo sangue. Allora non è più invoco il sangue di Cristo su di me. No, io prendo questo sangue e lo porto a tutti. E qua è bellissimo perché Luisa si unisce con la Madonna e insieme con la Madonna gira per tutte le anime a portare questo sangue di Gesù e dice, celeste mamma mia, vengo da te per andare insieme da tutte le anime dando loro il sangue di Gesù. E dice ad esempio anche, faccio mio il tuo sangue, il tuo volere,
e voglio andare per tutte le anime per dar loro il tuo sangue come pegno della loro salvezza. Dice Luisa a Maria: dunque mamma, dammi la tua mano materna e giriamo insieme per tutto il mondo in cerca di anime. Quindi vedi, è un giro, no? Mamma sì. mia, presto giriamo. Ed ecco mamma, i primi passi, già siamo alle porte delle case. E qua fa tutto il giro, è bellissimo. Dice: dove giacciono gli infermi, quante membra straziate, quanti sotto l'atrocità degli spasmi prorompono in bestemmie e tentano di toglierci la vita. Ah mamma, sento i singhiozzi di Gesù. Diamo loro il suo sangue affinché somministri adesso gli aiuti necessari e con la sua luce faccia comprendere il bene che c'è nel patire e la somiglianza che acquistano di Gesù. Giriamo ancora, entriamo nel santo dei moribondi. Mamma mia, che terrore, quante anime stanno per cadere all'inferno. Diamo a ciascun moribondo il sangue di Gesù, e così, perché salto dei pezzi, perché sennò stiamo qua due ore, però per dire vado ai moribondi, diamo loro il sangue di Gesù. Giriamo ancora mamma, e il tuo sguardo materno guardi con amore la terra e si muova compassione di tante povere creature che hanno bisogno di questo sangue. Ma vedi mamma come la terra è piena di anime che stanno per cadere nel peccato. Ci vorrebbe un miracolo per impedire la colpa, perciò diamo loro il sangue di Gesù. E poi giriamo ancora mamma, andiamo a vedere le anime già cadute nella colpa, diamo loro il sangue. Vedi le anime che portano l'impronta della perdizione, che peccano e sfuggono da Gesù, lo offendono e disperano proprio come Giuda. Diamo loro il sangue di Gesù affinché questo sangue cancelli la perdizione e vi imprima quella della salvezza. Insomma va dalle anime buone, dalle anime innocenti, per dare forza, per dare ristoro. Dice: dove ci sono gli eretici, gli infedeli, le membra staccate dal corpo di Cristo, gli afflitti, i poveri, i sofferenti, i sacerdoti, vogliamo un orio. Ecco, quindi come faccio a pregare per tutti? Quando mi chiedono di pregare, io prego così, prendo il sangue di Gesù e lo porto a tutti e vado a ripetere questo atto, che so che è un atto divino, perché è un atto che ha fatto Luisa, è stata costituita figlia del divin volere, quindi gli atti che ha fatto sono atti di Gesù in lei e sono atti che ha fatto la Madonna e sono atti che ha fatto Gesù col suo sangue, è andato da tutti a portare il suo sangue. Quindi come faccio a pregare per l'anima del purgatorio? Porto il sangue con le mani di Maria, fondo le mie mani in quelle di Maria e porto il sangue a tutte le anime e vado dagli ammalati, vado dai moribondi, vado dal sacerdote, vado a ripetere tutto ciò che è successo nella terza ora dell'agonia nell'orto dei Getsemani, dove Gesù ha sudato sangue e con le mani di Maria Luisa è andata a portare questo sangue a tutti. Bellissimo. Senti, vuoi dare un consiglio a chi vuole fare queste ore della passione, qualcosa che si può mettere in pratica? Allora, il consiglio che do è quello ovviamente di leggere i volumi, perché se Gesù insegna a vivere il dono della divina volontà, perché anche questa ora della passione, abbiamo detto prima le condizioni, bisogna essere fare nella divina volontà, però salta tutto il valore onnipotente. Perché è valore onnipotente? Perché è valore di Gesù. Però se le faccio con la mia volontà, senza fondermi in Gesù, il valore non è più quello onnipotente. È una buona pratica, cosa buona e santa. Quindi di base consiglio di approfondire questo dono della divina volontà con la lettura dei volumi e di fare l'ora della passione anche tutti i giorni, magari un'ora tutti i giorni, cioè non un'ora che dura un'ora, cioè di leggere una di queste ore. E poi la cosa bella anche potrebbe essere quella, in questo libro consigliato, di costituire degli orologi della passione, cioè ad esempio io e altre 23 persone, quindi siamo in 24 totale, io oggi leggo la prima, contemporaneamente tu oggi la seconda, cioè ognuno all'ora che vuole, però nella giornata di oggi io ho letto la prima, tu la seconda, un'altra la terza, la quarta, la quinta, cioè ognuno ne legge una. Domani io che ho letto la prima, domani leggo la seconda, chi oggi legge la seconda, domani legge la terza, cioè ognuno parte da un posto diverso e si va avanti in sequenza e poi si ricomincia, cioè ogni giorno quindi c'è un gruppo di persone che fa salire al cielo una rivelazione perfettamente completa, tutte 24 l'ora della passione.
Questa è una cosa meravigliosa, secondo me, insomma, un orologio della passione, e al cielo arriva una bomba atomica di riparazione. Bello, bello, quindi infatti questa cosa la sapevo perché molte persone, sai, nei gruppi di preghiera capita che si ci metta d'accordo per distribuire, diciamo così, le ore, giusto per dare anche una continuità, una comunione di preghiera anche durante la giornata. Sì. Quindi... anche perché poi questo libro, Le ore della passione, diciamo, questo e la Vergine Maria sono quei libri che di solito fanno partire qualcuno con la conoscenza del dono della Divina Volontà. Di solito arrivano sempre, a volte spesso capita che arrivano questi libricini come prima cosa, e poi dopo uno va ad approfondire e scopre i volumi, ecco. Però sono un po' come la lettera, ecco, per far conoscere questo dono. Bene, grazie Deborah, siamo al termine di questa puntata molto ricca, ecco, dedicata alle ore della passione di Luisa Piccarreta. Il nostro percorso comunque continuerà ancora per qualche mese, e grazie come sempre. Grazie a te Rita di questa possibilità, e grazie a tutti coloro che seguono sempre con affetto. Grazie Deborah, ti auguriamo una buona serata. Grazie a tutti voi. E grazie a tutti voi di essere stati con noi. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata.